Io non sono Finocchio. A me non sembra. E che ne ho abbastanza delle vostre presenze. Bullismo, un fenomeno allarmante in crescita. Al Teatro Sociale di Biella è stata rappresentata una pièce. Sì, nel quadro delle iniziative avviate in sinergia con enti e istituzioni per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, la Prefettura di Biella ha promosso la realizzazione di un musical, Loser, che significa perdente, che è stato prodotto e realizzato dall'Associazione La Marmora di Biella, compagnia Overdrive. Il bullismo, come sapete, è un fenomeno in crescita e questo musical affronta problematiche di grande attualità, tutte legate al malessere e al disagio sociale, come il bullismo, ma anche il razzismo, l'emarginazione, le disabilità e l'emarginazione del diverso. Le radici profonde quali sono? Ma è sicuramente un fenomeno legato al disagio sociale che vivono le giovani generazioni, che hanno sempre vissuto, un fenomeno che infatti affonda le sue radici nel passato e che continua oggi in ogni caso purtroppo ad essere presente, ma va affrontato in maniera positiva, cercando di lasciare un messaggio ai ragazzi secondo le tipologie di comunicazione che meglio loro sanno intendere. Ed è questo infatti uno spettacolo che la Prefettura in collaborazione con altri enti ha voluto proprio dedicare alle scuole della provincia di Biella, le scuole primarie ma anche le secondarie di primo e di secondo grado. Infatti oggi sono presenti oltre 300 ragazzi che credo stanno apprezzando questo spettacolo, al quale partecipa anche l'atleta paralimpica biellese Nicole Orlando. Un problema gravissimo. Come pensate di quantomeno arginare? Beh, risolvere è difficile, però a noi piace lavorare insieme e credo che queste iniziative, questa è l'ultima, abbiano proprio dimostrato questo, che in una realtà abbastanza piccola, dove ci si parla volentieri e si lavora bene insieme, si può fare molto per la collettività. E quindi questa iniziativa dimostra questo, che si può parlare ai ragazzi con strumenti che arrivano loro direttamente, immediatamente, però non avremmo mai potuto farlo da soli, insomma, se non avessimo avuto la collaborazione della signora Miglietta, delle istituzioni scolastiche, insomma, tutto questo non sarebbe stato possibile. Però io credo che questa giornata sia una giornata molto bella, soprattutto per i ragazzi, e stiamo già pensando di fare altre cose, ecco, non lo escludiamo, proprio perché ci pare che abbia avuto un ottimo successo.